Bongaur, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è la giornata. Today is the day because andiamo al concerto di Alessandro Amoroso in San Siro. Ma prima dobbiamo fare colazione. Benvenuti in questo nuovissimo video. Più forte. Troppo zucchero. In realtà mi devo preparare un attimo il viso perché devo fare un ticket e tocket di gossip. Pronti? Fatto tutto. 3:11 metto, vedi? E ticket e tocket mi dà molte soddisfazioni ultimamente. Meno stress, meno lavoro, meno, anzi, solo divertimento e... Ultimamente me la sto tirando, tra le altre cose. Sta andando, dai. Siamo quasi a 100k. E sì, è un traguardone per me, perché sono un boomer. Comunque parliamo di cose serie, perché io vi ho aperto questo vlog dicendovi che stasera andiamo al concerto a San Siro di Alessandro Amoroso. Non vedo l'ora. Io la volta che l'ho vista a Firenze mi è piaciuta molto, ma si tratta di 1000 anni fa, tipo quasi 10. Quindi vediamo, vediamo. San Siro è abbastanza grosso. So che sono tutti a sedere, ci sono i posti a sedere, quindi vediamo, vediamo. Sarà una giornata lunga. Direi che possiamo pranzare velocissimamente con la pasta. Ho lo stomaco un po' chiusino, boh, forse perché c'ho un po' d'ansietà di San Siro. Ma quant'è che non vado a San Siro? Da Beyoncé, probabilmente. Però dai, ci divertiremo tantissimo. E ho già pensato all'outfit di stasera e mi metterò, sperando che sia caldo, per una volta, mi metterò una cosa che vi spoilerò dal vlog di domani, perché oggi io vi dovevo mettere il vlog che ho registrato ieri, ma siccome non era un peto, era questa la ciabatta, ma stavo dicendo, siccome stasera c'è il concerto di Alessandra, mi avete chiesto su Instagram in tantissimi, fai vlog, quindi prima metterò questo e poi domani metterò quell'altro, dove vi racconto tantissime cose, ma vi spoilererò oggi anche uno degli acquisti che ho fatto ieri. Tiro 5 agosto, un casio tramonto. Allora, dovrebbe essermi arrivato un pacco con della roba nuova per il terrazzino. Vado a sentire... Sì, vestito così, una merda. Però ora adoro le canotte, lo scoprirete poi. Andiamo a vedere. Prima di montare il tavolino nuovo, corro un attimo, faccio una scappata all'Apple Store per vedere se c'è la seconda batteria, perché non voglio fare come il Pride, che poi rimango senza telefono. Quindi andiamola a comprare se c'è. Che caldo! Perché mi vengono queste idee malsane? Non mi si apriva la porta, ovviamente. Se pensate che laggiù, qualche giorno fa, c'era Selena Gomez, muoio. Ci siamo. È stato velocissimissimo e ora si ritorna a casa perché sto morendo di caldo. Che ho fatto una sudata in questi 5 minuti, non potete immaginare. Mamma ti moie. Allora, guardiamo se funziona sta seconda batteria. 109 euro, quindi boh. E lo so, voi mi direte, potevi comprarla su Amazon con gli Amazon Prime Days, che costava molto meno. Sì, ma non si attaccava dietro, erano quelle normali. Andiamo ad aprire adesso. Si fa così, se c'è un po' di rumore è il condizionatore, perché sono proprio... Eccolo. Ok. Vedi. Lo sapevo. Allora, fatta così. Ok, ok. Si dovrebbe attaccare dietro da questo coso e quindi fatemi vedere. Si attacca. Funziona? Non funziona. Forse la devo caricare.
andiamola a caricare quindi, però dai, ma che mi dai una cosa che la scaria, oddio, andiamola a caricare. Poi guardate lì, tavolino, ok, doveva caricare, ci siamo, guardiamo la cacata che è, perché in foto era carino, dal vivo bisogna vedere. Fare un tirolo. Ecco, infatti, ma non è il colore che avevo scelto, ma che palle, avevo scelto tipo verde scuro e questo è giallo e oro, vedete? Com'è possibile? Allora, cosa ho preso? Anche questo su Amazon, eh? Quindi al massimo vi lascio il link qua sotto se vi può interessare. Questo mettiamolo qua dentro. Ho preso il set di tavolini, però che sono tre, ok? Tipo, vedete, vediamo, fa più casino. Ok, quindi sono così, te ne metti uno e c'hai il pan, ne metti due e c'hai il pan, ne metti tre e c'hai il pan, ok? Poi questi si aprono così dentro, magari ci puoi mettere le cosine, solo che sono leggeri, quindi quando c'è vento vanno messi uno dentro l'altro, però carino, dai, ci può stare. Culo. Sì, dai. Anche se il colore non è il mio. Tipo, per il momento io li ho messi lì, no? Tra una sdraia e l'altra, così ci appoggi la roba invece di metterla in terra. Poi vedremo. Boh, sì. Cioè, non sono malaccio. Non sono neanche bellissimi. Però sono utili. Appoggia. Sì, ci sta. Appoggia. Sì, ci sta. Ora, guardiamo se voleranno. Dai, sì. Ah, perfetto. Ai ai. Ora, sono un po' in ritardino, dovrei fare la doccia e iniziamo a preparare perché ci troviamo prima per fare un po' di aperitivo, no? Anche perché il concerto di Alessandra Boroso bisogna guardarlo da ubriachi. Però mi riposo 5 minuti. Ora che ho ritrovato i pocket coffee che scrivo gelato, mangio questo e poi ci prepariamo. E oggi bisogna anche festeggiare perché finalmente ho raggiunto i 100.000 follower su TikTok. Ho fatto un TikTok per l'occasione, bellissimo, dove fingo di pensare che dopo il 999, cioè il 99.900, ci sia il milione, quindi nei commenti tutti che dicono no, non sei un milione, amore, lo so, mi sta prendendo in giro, ma ha funzionato. Devo sistemare la doccia perché mi sa che c'è un po' di, come si chiama, calcare, e ho messo il telefono in carica perché non si sa mai, però adesso è arrivato il momento di fare il restauro. Allora devo essere sempre super presentabile per Alessandra. Caramelo di cioccolato, un papà me assì. È arrivato il momento di farvi vedere il mio outfit per questo concerto e quindi farvi lo spoiler, uno degli spoiler degli acquisti di domani. Ho deciso di mettermi la canotta, questa qua nuova, presa appunto ieri di Balenciaga perché è caldo e dato il concerto di Dua Lipa in cui sono letteralmente morto di sudore, inondato di sudore, ho detto vabbè, mi metto quella, poi di sotto i pantaloncini jeans così neri e poi un cappellino e siamo a posto e andiamo a comandare. Ok, ci siamo. E siamo noi, siamo pronti, usciamo, ma prima dobbiamo buttare la spazzatura, come sempre. Sì, mi piace molto questo outfit, anche se tipo devo prendere un po' di sole. Era su, sì.
Però molto carino, adoro. Non io, che ho preso la bicicletta, perché i monopattini non c'erano. Allora, mentre aspettiamo tutti, noi abbiamo iniziato a bere. Ovviamente il mio Ugo è sempre qua. Allora, dopo aver bevuto, ovviamente bisogna anche mangiare qualcosina, perché... Perché se no si muore di fame, quindi qua vicino c'è... Come si chiama? Alice Pizza, quindi mangeremo un po' di pizza, sperando di non sentirsi male. Ba, 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 ba. Da quant'è che non mangiavo la pizza? Buona! Ma siamo in mega ritardo! Andiamo! Nero, Nero, che siamo sempre qui! Tra 10 minuti inizia, ma stiamo scherzando! Però 2 minuti arriva, dai! Non siamo gli ultimi, almeno quello. No, prima del concerto. Ehi, ragazzi! Noi ultimi arrivati, che stiamo tutti correndo! Ok. Ci siamo! Per ora... Lo stiamo vedendo, diciamo questo, ok? Il nostro ingresso sono le 9, doveva iniziare adesso, ma speriamo di no. Vediamo. Allora, che fortuna che all'entrata c'era un mio conoscente, fatto presto. Ora bisogna salire tutte queste scale, ma siamo pazzi. Ascensore, qualcosa. Meno male che mi sono portato la canotta. Non siamo ancora arrivati, eh? Eccoci, alleluia! Ce l'ho fatta! Raga, ci siamo, piano piano. Ci siamo tipo persi 27 volte. Bisogna andare di là. Ma ci siamo. Ci siamo quasi. E sono sudato. Non so cosa sta succedendo, ma noi bisogna ancora arrivare ai posti. Cosa c'è? Ah, sono questi? 25, 26, sì, super. Sono questi, no? Yeah. Va, mi metto qui, bravo. Così faccio troppo il video. Oh. Ma 31 chi ce l'ha? 31? E forse è più in là, però vabbè. Vabbè, ormai siamo qui. Pieno, soldato. Quasi. Perché non lo dite più? Ale, Ale. Dai, ci siamo. Wow! Ah! Ah! In verticale. Dai! Dai, inizierà prima o poi questa roba. Dai, sì, guarda. E desidero, per il tempo che verrà, farvi emozionare, pensare, piangere di gioia, emozionare, farvi innamorare, ma soprattutto portarvi nel mio mondo,
quel mio mondo fatto di due anime che finalmente si sono viste, prese per mano e comprese. In questi anni nel mondo sono successe cose incredibili, surreali, e questo non può essere cancellato, ma possiamo metterlo da parte, perché oggi è quello che conta, noi qui adesso. Per questo, proprio adesso, ho bisogno del vostro aiuto, tutti insieme così. Perso la voce, raga, ve lo dico. Donna, non date mai la possibilità a nessuno di farvi sentire sbagliate, inappropriate. Allora ragazzi, la gente qui si sta incazzando perché io sto urlando, ma siamo a un concerto. Cioè questa è la mia prepe, come faccio a non urlare? Noi, chiudi ogni errore! Sicilio senza far rumore. L'avevo persa, che non è più lì, adesso è lì, capito? Era in mezzo alla gente. Ale! 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 È che non sento niente. Però molto bene, grazie. Che ha detto? In questo momento così, così intimo, ho provato ad inserire in questa parte della scaletta tutti i brani che in qualche modo ci hanno rappresentato, ci hanno segnato e sono stati per me di fondamentale importanza. La musica ha scattato delle foto
è il meta di ricordi, ovviamente tanti ricordi, ci ha dato forza, ci ha dato ma io l'ho trovata, là. Ci ha fatto riflettere. Brava. La vita, abbiamo visto che è incredibile, le cose accadono a volte noi non possiamo fare niente. Però possiamo poi comprendere e decidere, no? Da quale parte andare, quale direzione prendere. E io, grazie ancora di più al vostro amore, ho scelto sempre quella del bene, della verità e della condivisione. Ne approfitto per questo momento, sapete che io poi devo sempre sdrammatizzare, però ne approfitto davvero dal profondo del mio cuore nel ringraziare questa meravigliosa orchestra spettacolare e unica. Grazie per averci accompagnato, grazie per averci donato la vostra arte, grazie per aver condiviso questo momento d'amore per me così tanto tanto importante. È tutto buio. Bello, 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 bello. Questo pezzo. Sì. Portiamo la musica dove c'è silenzio. Tutti morti. Tutti morti. Era! Mi sono stati accanto in un momento molto particolare della mia vita. Forse il momento non era solo il mio, era un po' di condivisione per tutti, sinceramente. E loro con il loro carattere, la loro personalità che è molto diversa, la loro musica, sono riusciti a scaldarmi il cuore, a darmi quelle emozioni che pensavo sinceramente dopo tanto tempo da sola. 2 mesi e mezzo di reclusione, un po' l'abbiamo vissuti tutti lì, credo. Sinceramente mi hanno dato quella coccola al cuore della quale avevo bisogno. E sono stati in grado di restituirmi emozioni davvero grandi. Signore e signori, il mio fratello, il Buddha Boy! Un bacio prima ad Alessandra. Un applauso ad Alessandra, a tutti per favore. Come dentro l'altra, so!
questo balcone quando lei si affaccia. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ora ci siamo fermati un attimo a bere perché si sta morendo e poi torniamo a casa. Ma la festa che continua qua. Te la dico teca. Allora, ma vi pare che bisogna fare la fila per entrare in metro? Ma io muoio. Contenuti proprio. Oh, senti, e ora c'è lei. Aiuto! Ce l'ho fatta! Libero! No! Allora, si è preso questa metro, ma c'è scritto che è fuori servizio, però ha aperto le porte. Vediamo dove rifinisco. Boh. Vediamo anche la va perché
ho sudato un pochino, però ce l'abbiamo fatta. Che bel concertino che è stato. Mi è piaciuto. Allora, la prima parte un po' meno perché sentivo poco. Non so, forse per l'audio, per l'impianto che c'era. E poi perché ha cantato soprattutto le canzoni nuove, che io, errore mio, non conosco. Poi sì, mi è piaciuta molto. La sorpresa dei Bundabash mi è piaciuta super, super, super. E poi anche tutti voi che mi avete anche salutato, adoro. Ora, aspetto questo ascensore. Entro in casa, mi spoglio, mi lavo e mangio, perché non ne posso più. Questo outfit super approvato, per il caldo, adoro, per sempre, forever, adesso le canotte, sempre con questo caldo, adoro. E poi ora guardate lì, vabbè. Anyway, vi do la buonanotte perché siamo stati insieme tantissimo e devo anche montare tutto questo video. Tra le altre cose, scusate se sentirete solo me e non lei, ma urlavo. E mi dispiace anche per le persone che erano accanto a me. Grazie per essere stati in mia compagnia, spero che vi siate divertiti. Fatemi sapere se siete stati al concerto anche voi, se non siete stati al concerto, fatemi sapere quello che volete, ovviamente. Ci vediamo domani, buonanotte a tutti.